Sissé sembrava un po' troppo solo a un certo livello in un reparto che soffre di carenza di esperienza e talento. Qualcosa si è fatto aggiungendo gli ultimi elementi alla rappresentativa dopo le defezioni di cui parlavamo, ma ora tutto è pronto finalmente ed è Denis Marconato che parte in quintetto con Di Bella, Basile, Bellinelli e Gigli a conquistare per l'Italia il primo pallone. Italia che attacca da sinistra verso destra per i vostri teleschermi e che va subito a segno con il suo frammoliere, il suo top scorer del confronto con la Slovenia. Pensate, dopo aver fatto 20 all'esordio assoluto a Bormio, al Pentagono di Bormio, qui si è ripetuto dopo una opaca prima prestazione, mettendone 26 ai fortissimi sloveni. Bellinelli dunque autore del primo canestro. Marco, aspettiamo qualche minuto a vedere come sarà l'impostazione di gioco del Senegal, però abbiamo già visto la difesa non è sicuramente asfissiante. E qui c'è la stoppata di Gigli che comincia bene anche lui. Abbiamo potuto eseguire bene i nostri giochi in attacco, come avete visto Bellinelli si è liberato su due blocchi, ha avuto un paio di metri di vantaggio. Se possiamo giocare così, giochiamo sul velluto. È chiaro che però non possiamo sottovalutarli. Vedrete la Senegal, la squadra atletica, saltano e corrono tutti, non dobbiamo lasciargli il campo aperto e i tiri da fermo. Ha ripetuto anche nella riunione pre-partita le stesse cose che aveva detto in conferenza stampa ieri Charlie Recalcati. Chiede alla squadra una prova di maturità, è il momento di conquistare i punti per la qualificazione certa alla fase ad eliminazione diretta, entrare fra le magnifiche 16 del mondo e poi naturalmente dimostrare di rimanere concentrati 40 minuti prima della sfida ai maestri e favoriti di questo mondiale statunitensi domani all'ora del pranzo italiana alle 12.30, ricordiamo, con USA team di Mike Cerceschi, in attacco Basile per Marconato, buona intesa fra i due che giocano nel Winterthur Barcellona dopo aver lasciato l'Italia. Marconato che mette un pallone che non tocca neanche il ferro, ieri è stato determinante con Bellinelli nella vittoria. Passi intanto come Di Bella, ha preso una gomitata sul naso, mi sa, però niente di grave, si rialza subito. Vedete la posizione di Di Bella e guardate il gomito che proprio va dritto sul naso. Di Bella si è messo davanti all'attaccante prima che si girasse e lo ha costretto a commettere infrazione di passe. Ancora l'Italia sul 2-0 dopo 1 minuto e 30 di gioco qui a Sapporo alla Kitajel Arena. L'uscita dal blocco di Marconato, intesa telepatica sempre più spesso fra i due ovviamente. Qui il pick and roll giocato con il blocco di Marconato che poi mette ancora sul ferro, la palla non vuole saperne di entrare e secondo errore in attacco per Denis, poi il recupero e Madou Diouf che va a cercare la soluzione viene deviata sul fondo, eccolo qui Diouf, rivediamo grazie alla regia giapponese l'ottimo intervento di Bellinelli che va in aiuto di Basile, tocca il pallone, lo mette sul fondo ed è ancora il Senegal che cerca e trova la soluzione con Malay Ndoye, 2,03 metri. La caratteristica di questa squadra è certamente l'atletismo, ma non solo quello, ha sottolineato e rimarcato Charlie Recalcati. Occhio anche ai tiratori da tre che non mancano, qui sbaglia Angelo Gigli ma c'è rimbalzo in attacco di Basile che sbaglia anche lui, polveri bagnate in questo avvio di partita. L'Italia che ha vinto le prime due sfide con Cina e Slovenia soprattutto tenendo molto alte le percentuali, anche se non era quella la preoccupazione, bensì la scelta che si faceva in attacco, scelte che dovevano essere logiche. Questa era stata la precisa richiesta del coach italiano alla squadra, non badare alle percentuali ma alla qualità delle scelte e dei tiri che si prendevano, e questo è stato fatto. Per il momento non è altrettanto quest'oggi, ancora un errore da fuori di Di Bella ma c'è recupero sulla linea mediana di Gigli, giochiamo in sovrannumero, Bellinelli prova subito il tiro e lo mette da tre punti, tutto Bellinelli per il momento. È disarmante la sicurezza di questo ragazzo qui in contropiede, ha fatto un grande canestro e replica con grande fisicità il Senegal. Madou Diouf riprova Bellinelli, prova l'Italia a mettere un po' d'ordine in questo possesso d'attacco dopo aver recuperato strana, rimbalzo. La cosa strana è che abbiamo già preso tre rimbalzi in attacco e li abbiamo presi tutti coi piccoli. Dibo, Di Bella fino in fondo, slalom centralmente, attacca l'area, il pitturato va fino in fondo a mettere il sottomano, vedete il cambio di mano, l'ottimo
controllo del pallone, il cambio di mano alla conclusione con la destra, Dibo, Di Bella, e c'è il 7-4 per l'Italia. L'immediata replica, bisogna difendere meglio. Immediata replica di Malay Ndoye. Ndoye però è difficile da marcare, lo sta, Basile su di lui, ci sono almeno 7-8 centimetri di differenza e qui arriva una stoppatona. Prende proprio uno stoppone perentorio, Gigi, ma... bisogna andare più determinati, sì, più decisi. Qui gli ha praticamente proposto il pallone su un piatto d'argento, Di Bella va a recuperare il rimbalzo lungo sulla linea laterale, poi spinge la transizione velocissima, il passaggio schiacciato, il ribaltamento di Basile per Bellinelli, palla in angolo, Basile, il jump che è corto ma il rimbalzo lungo premia ancora l'Italia che può recuperare l'ennesimo rimbalzo offensivo di questa partita, sono già 3 i rimbalzi offensivi, ora 4 con questo catturati, e dunque Basile che manovra con 13 secondi. Ci avviciniamo alla metà del primo periodo, Basile per Gigli, la ricezione, cerca l'appoggio e la coordinazione contro l'avversario, poi l'errore, il terzo di Marco Nato, rimbalzo in attacco di Gigli e fallo in difesa, e l'arbitro Zavlanos che segnala. Peccato perché Gigli poteva schiacciare sulla prima, sul primo tentativo, e contro questi saltatori è sicuramente la cosa migliore, tenere la palla forte con due mani e andare su per cercare la schiacciata. Ancora Bellinelli, sbaglia questa volta, stiamo affrettando un pochino le conclusioni. In attacco dunque il Senegal, il rimbalzo difensivo di Denis Marconato, poi Di Bella che spinge il contropiede, passaggio schiacciato ottimale per Gigli che deve andare a segnare da quella posizione, e questo serva di lezione perché seppure con un avversario sulla carta alla nostra portata come il Senegal, un eventuale errore di questo tipo con l'impossibilità di cercare i 3 punti in un'azione di contropiede come questa con il sovrannumero netto è un'occasione sprecata. No, questo sicuramente, eravamo in netto sovrannumero, dobbiamo avere più decisione vicino al canestro. Forse abbiamo iniziato un po' morbidi. Un po' troppo l'errore, il secondo, 1-2 per Angelo Gigli, per il momento Di Bella 2, Gigli 1 punto e 5 quelli di Marco Bellinelli. Qui la ricezione di Madu Ndiaye. Grande aiuto di Basile sulla linea di fondo che costringe ancora una volta all'infrazione di passi il giocatore senegalese, e questa volta è un altro dei tanti Ndiaye. Tra l'altro non ci sono parentele, qui c'è il primo cambio, Bellinelli per Soragna che mette piede sul parquet, è stato determinante, 9 dei 14 punti finali negli ultimi 4 minuti decisivi della sfida con la Slovenia sono targati Soragna, il mantovano di ferro della Benetton tricolore, pentacampione in Italia. Qui fallo di Gigli sulla linea laterale a metà campo, il butta fuori assolutamente irregolare, eccolo, sì, qua, guardate, butta fuori sul giocatore numero 9 Malay Ndoye, evidente il fallo, eloquente l'immagine che la regia giapponese ci manda, e poi il time out quando l'Italia conduce 8-6 e non è certamente la migliore Italia, perché? Perché ha, pensate, chissà cosa avrebbe potuto fare il Senegal se avesse avuto i suoi uomini da NBA, Boniface Ndong, l'uomo che ha uno dei soprannomi più divertenti, In Your Face, Boniface Ndong, filiforme ma certamente interessante, l'ultimo anno molta panchina con i Clippers, ma è stato il miglior allenatore della squadra che ha chiuso i campionati africani all'argento con quasi 15 punti di media. Non è andato al raduno, ha parlato di scarse comunicazioni con il nuovo coach, forse non gli è arrivato il telegramma in tempo. Poi c'è stato Desaghana Diop che è stato protagonista, anche lui magari con un po' di panchina, ovviamente con Dallas nell'ultima finale NBA aveva annunciato di essere presente, ma poi adducendo ragioni personali anche lui non è andato, e magari erano problemi di assicurazione. Certamente i Mavericks, sì, avranno preferito che continuasse a lavorare per presentarsi al meglio, ma con, sì, il suo talento fisico soprattutto della prossima stagione. Poi Pepsov, l'esplosiva alla forte dei Toronto Raptors, che all'ultima ora per un infortunio al collo subito nella Summer League di Las Vegas ha dato forfait. Certo, con 3 uomini da NBA sarebbe stata molto diversa, non sono stati chiamati nemmeno gli ultimi 2 del draft, se ne è, come detto, acerbo dal Pepinster appena preso da Seattle, e Csikszentmihalyi, anche lui abbastanza grezzo ancora e comunque già entrato, come detto, nelle scelte
del draft NBA. Ma intanto siamo ancora 8-6 e siamo appena oltre la metà, Marco, del primo periodo. Rivediamo questa azione. Stoppata su Marco Nato, non dobbiamo fare questi tiri morbidi. I tiri morbidi, questi li mandano in tribuna, che saltano, forse la squadra che ha i migliori saltatori di questi campionati mondiali. Il pick and roll giocato con il blocco di Ndiaye, Matar Ndiaye, e poi l'ultimo tocco è senegalese. I Leoni perdono palla in attacco. 8 punti in 6 minuti, una miseria per l'Italia che ha 16 tiri e 3 realizzati per il momento. Quasi equamente possiamo divisi, fare uno solo su meglio. 8, 2 su 8. Possiamo fare solo meglio, non c'è problema, adesso metteremo dentro un canestro. Dibo, corto, niente mamma da mia. Fare, anche poche gambe su questo tiro. E adesso cominciano i cambi ed è giusto che l'Italia provi a trovare un più equilibrio, ma soprattutto qualche percentuale un po' migliore. È stato determinante, mordente, soprattutto con la Slovenia, ha rimesso in campo la feroce determinazione, gli occhi della tigre che aveva mostrato lungo l'arco della stagione in canottiera Benetton, e in particolare ci ha fatto rivivere il clima dell'ultima finale scudetto, quando anche lì è stato determinante. Eccolo subito a rimbalzo difensivo, posizione difensiva, rimbalzo, poi ottimo controllo. È un gran ball handler, è cresciuto e maturato tecnicamente e ha acquisito con l'ultima stagione anche in Eurolega una buona esperienza internazionale che sta mettendo frutto in questo mondiale. Marco Mordente, il teramano che ora sale per ricevere proprio nelle sue mani, cambiato lato per Gigi. Gigi mette palla per terra, va ad attaccare l'area e poi scarica fuori per Soragna, che mette ancora sul ferro, ma il gioco è stato fermato dall'arbitro ellenico Zavlanos. Sarà rimessa dal fondo Italia e avremo altri 24 secondi per portare a termine questa azione d'attacco, mentre rivediamo l'azione fallosa, il fallo fischiato a favore di Gigli. Problemi sulla rimessa. Gigli sale per ricevere, il passaggio consegnato di Bella, ancora un blocco portato altissimo da Marco Nato, arriva uno stoppone perentorio di Madundia, ma, sì, ma c'era fallo, c'è fallo prima. C'era fallo prima, c'è una manata prima. Blocco. Ecco, vedete, quello, il fallo è stato fischiato al numero 11. Dunque a gioco fermo praticamente la stoppata, il primo fallo di Richard Howe, inquadrato ora di spalle Savané. Fa una buona stagione al Gran Canaria in Spagna, poco più alto di 2 metri, classe 78, è uno dei punti fermi della squadra di Taffa. Gai Di Bella, vediamo se questi liberi servono in qualche modo a sbloccare l'Italia, visto che non si riesce a segnare dalla distanza. Ora 2 su 4, 50%, un tiro libero ancora e 1 su 2 dunque anche per Dibo. Comunque stiamo difendendo bene, infatti Di Bella ruba palla. E andiamo però in contropiede, Mordente, Gigli a concludere, segna. Questa volta Gigli ha protetto bene il tiro, ha fintato di andare con la mano destra, ha poi concluso con la sinistra facendosi scudo col corpo. Rivediamo il bel anticipo, la bella rubata di Di Bella, poi guardate Gigli che usa la mano sinistra, vedete, proteggendosi. Fa un buon canestro, subisce il fallo, avrà un tiro libero. Eccolo qua, ha appena firmato, prima di venire ai mondiali, un importante contratto con la Benetton, il contratto della vita per lui, dopo l'ottima parentesi alla Bipop di Reggio Emilia, proprio con quel Fabrizio Frates che anche lui, prima dei mondiali, ha firmato un contratto importante con i vice campioni d'Italia della Fortitudo Climemio Bologna. In attacco ancora il Senegal con Richard Howe, che realizza in sospensione dalla media distanza, e proviamo a mettere un po' più di ritmo con l'ingresso, è già pronto sul cubio del mulo triestino Pecile. Buona palla intanto per Marco Nato che Soragna, riapre. Mordente, tripla, via così. Questa è l'Italia. Abbiamo giocato bene, palla dentro e palla che esce per i tiratori, e non c'è difesa quando si muove così il pallone. 14-8. L'intervento a provare di rubar palla e andare in contropiede di Mordente, non riesce, ma ci riesce però Soragna, che poi subisce un contatto, tiene palla, va centralmente per il contropiede, lo conduce, ma poi il passaggio non è felicissimo per Gigli e la difesa può recuperare, leggendo bene l'intenzione dell'attacco.
Erano troppo vicini, è un passaggio molto difficile. Schiacciato a terra poi sì. In corsa. E allora ci provano con questo pallone, però che viene intercettato soltanto, sporcato da Di Bella, non recuperato, e c'è la tripla. La tripla di El Cabero. Qui siamo stati un po' sfortunati, e la palla è proprio carambolata verso il giocatore senegalese. Mordente il passaggio consegnato, Gigi che va sulla linea di fondo a tagliare per poi posizionarsi sull'attacca bassa. Soragna in angolo, si è allargato Gigi, prende il tiro, è corto sul primo ferro, il rimbalzo, poi il contropiede che prova a essere innescato da El Kabir. Ancora il Senegal con Au, c'è fallo di Soragna per l'arbitro Simão, angolano. Comunque una buona difesa, secondo me, quella di Soragna, chiuso con il corpo, è chiaro che possono anche fischiarti fallo. Era comunque una buona idea difensiva, stiamo mettendo una buona pressione fuori Di Bella, dentro Pecile, e oggi probabilmente ci sarà spazio anche per tanti giocatori. Ed eccolo qua, viene segnalato a 2,04 metri, ma ha ammesso anche lui candidamente in conferenza stampa di essere certamente sotto i 2 metri, Richard Mason Rocca, da Evanston, Illinois, ormai italianissimo. E attenzione, qui c'è una tripla ancora, una tripla di Malin Doi, ed è il pareggio. In questo momento davvero l'Italia deve mettere la massima attenzione e concentrazione. 14 pari, troppi errori, 20 tiri, appena 5 realizzati. Segna subito Soragna, eccolo qua. Vedete gran che movimento. Quando la palla pesa e serve esperienza, sì, ci pensa sempre il Mantovano. Adesso dobbiamo mantenere comunque una pressione difensiva buona. Qui facciamo scappare appena il Kabir, che va fino in fondo, sì, e subisce fallo. 2 tiri liberi, il fallo è di Andrea Pecile. Questa squadra, lo ricordiamo, in preparazione al Mondiale aveva addirittura battuto la Lituania, una delle squadre più forti d'Europa, per poi però dopo pochi giorni prendere un bel quarantello dalla stessa nazionale baltica. Ma questa è una squadra che se la lasci giocare in velocità e non metti pressione difensiva è fatta da grandi atleti, quindi può fare numeri. Tirano anche abbastanza bene da 3 punti e non va sottovalutata. Noi sicuramente adesso non stiamo giocando ai nostri livelli. Ultimo tiro, è corto sul primo ferro da oltre la metà campo. Soragna ci ha provato lo stesso. 16 pari, dunque si va al primo intervallo. Italia 16, Senegal 16, dopo il pareggio di Pen El Kabir, giocatore della seconda lega francese nello Stade Clermont. La voce delle Carcati che ricorda la mancanza di concentrazione in questo inizio partita degli azzurri, ed è esattamente così, anche se dispiace un po' dirlo, però probabilmente non abbiamo iniziato con la dovuta voglia di portare a casa questa partita, magari fiduciosi che potremo farlo in qualsiasi momento. Questo è un atteggiamento che può essere pericoloso. Credo che l'ingresso di Rocca e di Mordente cambierà un po' le cose. Pagni la voce anche nel time out e li invita a seguire una direzione, la strada per giocare. Questo è un gran canestro di Soragna, grandissimo canestro, anticipa il tentativo di stoppata buttandosi all'indietro. Berinelli, Marconato in panchina, si riparte con Gigi Rocca, Mordente, Soragna e Pecile, il quintetto che ha chiuso il primo periodo. Quando facciamo un tiro da sotto, io preferisco vedere un giocatore che sbaglia una schiacciata piuttosto che uno che va morbido a cercare un tiretto contro questi saltatori pazzeschi che ti mettono la palla in gola. Sai già con buona percentuale che ti arriverà una stoppata in faccia da un giocatore che ti può mangiare in testa. Però noi abbiamo altre doti, non siamo grandi saltatori. Umiliante. Insomma, è comunque non è l'atteggiamento giusto. Certo. Comunque, Carcati con i suoi modi, lo ha detto chiaramente la squadra, sembra già un'altra squadra. Noi in questo tipo di azione siamo però in difficoltà. Infatti è molto bravo qui dal post, sì, basso, va a cercare posizione e la trova, spalla al canestro Andoi, è la stella della squadra
senegalese, 26enne, una buona stagione a Digione, 10 punti di media nell'ultimo campionato. Il pick and roll con il blocco di Rocca che poi si allarga, la palla da mordente fuori per Gigli che segue l'errore dai 6 ai 25, rimbalzo sempre di Soragna e canestro del Mantovano. Ecco Basile, Marconato, Bellinelli, tre dei giocatori cardine di questa squadra, mentre sta per entrare l'Astigiano che ritorna nel prossimo campionato alla Lottomatica Virtus Roma, Luca Garri, anche lui protagonista delle prime due vittorie. Italia 18, Senegal 18, i Leoni d'Africa ancora a cercare la soluzione, pesante la trovano ed è vantaggio per il Senegal, vantaggio con la tripla di Penel Kabir. Giocatore razzente quando va uno contro uno, baricentro bassissimo, ma primo passo micidiale e buone soluzioni dall'arco, come in questo caso. Sa andare uno contro uno anche a cercarsi l'arresto bruciante e il tiro magari dai tre punti anche in contropiede. Qui c'è però la posizione difensiva della nostra roccia, The Rock. Mason ha occupato Mason tutto Rocca, lo spazio in area. Guardate, praticamente il pitturato è tutto per Mason Rocca, sì. C'è anche l'arrivo di Mordente. Qui è arrivata tutta la famiglia Rocca, i genitori, il fratello, la bimba Sofia, nata a Napoli fra l'altro, con la signora Rocca. Dunque, signora Rocca che è in attesa del secondo erede di casa Rocca. L'altra attesa è quella della signora Soragna, che attende Cecilia. E allora qui attacca Mordente, il blocco proprio di Mason Rocca. Mordente tiene il palleggio, va uno contro uno, mette a terra l'avversario, poi lo scarico fuori, ancora Pecile per Mordente, il tiro sul ferro proprio allo scadere però dei 24. Non era stata gestita male questa palla. Dall'altra parte ancora una volta ci prova Penel Kabir e va a costringere al fallo l'Italia. Attenzione però, ha pestato la riga di fondo, non ha fatto una grande scelta qui per Kabir, perché l'allenatore che protesta, però in realtà Soragna, ci attacchiamo a lui, tripla, ci attacchiamo alla Teo sua classe. Soragna, due minuti. È ora di cominciare a giocare questa partita. Fino adesso, primo quarto, facciamo conto di non averlo visto. Sono scesi in campo i cugini, sì, degli azzurri nei primi minuti, tranne Soragna che ha preferito andare in campo direttamente. Qui il rimbalzo di Rocca e andiamo via così in transizione ora non molto rapida, però gestiamo il possesso superato la linea mediana, il velo di Rocca, il passaggio schiacciato di Soragna che ha una lettura da playmaker. È davvero un'opzione importante questa, si ricordava proprio in sede di presentazione di questo mondiale che l'Italia aveva questa opportunità di far gestire possessi a Teo Soragna. Qui la palla non ne vuole sapere di entrare, ma c'è il rimbalzone nel cuore dell'area di Rocca, difficile da spostare anche con i suoi 196-197, ora non stiamo a utilizzare quanti siano i centimetri. Comunque qui Garri apre il campo per Soragna, Soragna cambia mano e va in centro area mettendo la terra sulla mano sinistra, poi però contropiede e layup vincente ancora una volta del razzente per il Kabir. Qui se li lasciamo correre questi fanno i 100 metri in 11 netti. Assolutamente sì. E allora 23 Senegal, 21 Italia. Ora si fanno sentire i fallo tifosi italiani Rocca, e c'è però il fallo di Mason. Blocco in movimento chiamato contro Mason Rocca. Anche lui il leone Mason, ma qui vedete spinge, usa troppo il braccio sinistro, l'abbiamo visto nella parte finale del, sì, movimento, e era già borderline da un paio di secondi la posizione in attacco di Mason Rocca, mentre Taffa Gai sta per mettere in campo il numero 15 Malik Badian, che rientra dunque, è uno dei giocatori più attesi della nazionale dei Leoni d'Africa. Ancora in attacco il Senegal con Madou Ndiaye, ottimo il tentativo di passo d'incrocio, non altrettanto felice la conclusione, ha avuto timore della difesa forte Rocca. Di Rocca, Pecile, controllo dietro la schiena, chiude il palleggio per Rocca, cambiato lato il fronte con il passaggio sulla linea laterale per Mordente, Mordente penetra e scarica, Pecile mette palla per terra, ancora 8 secondi, 6, attenzione, 6 anche i minuti al termine, Pecile non va a tiro sul ferro. Sì, ma non siamo molto attenti perché insomma c'è stato un cambio difensivo e avevamo un lungo marcato da un piccolo, qui subiamo, se facciamo ricevere la palla a 2 metri da canestro diventa dura. Sitafa Savané e +4, massimo vantaggio per il Senegal.
alla metà quasi del secondo periodo, dunque giocati quasi 15 minuti, è la terza giornata, lo ricordiamo per quanti si mettessero ora all'ascolto in visione di Rai 3, e ancora una volta al mattino per l'Italia, ci sono 7 ore di differenza di fuso con il Giappone. L'Italia, dopo aver battuto Cina e Slovenia, torna in campo per conquistare possibilmente la vittoria della qualificazione aritmetica agli ottavi di finale, dunque l'ingresso fra le 16 grandi del mondo e la fase finale a Tokyo Saitama. Però al momento ha sbagliato l'approccio e è sotto meritatamente per 4 punti. La pick and roll centrale con il blocco portato da Rocca, Soragna, ancora Rocca, ricezione spalle a canestro, va a mano sinistra, il gancio non va, il rimbalzo toccato da Garri, qui è gladiatorio Garri e poi Rocca che recupera ancora un pallone non facile. Luca Garri ci mette del suo in questa azione, bravissimo l'astigiano, sì. Vedete che è andato a toccare contro i lunghi senegalesi. Tra l'altro questo era anche un fallo antisportivo perché è stato un tentativo di sgambetto proprio, secondo me. Comunque non cambia molto, avremo due tiri liberi. Padian, protagonista negli Skyliners di Francoforte nella Bundesliga, manda in lunetta Rocca che propriamente, lo dicevamo, non è un tiratore dalla lunetta, ha chiuso l'ultima Lega italiana, l'ultimo campionato con la formazione partenopea con il 67.8 dalla lunetta. Ma il suo rendimento in campo è valutato per altri, sì, però per altre voci. Ci va bene perché la palla rimbalza in modo strano sul ferro e in attacco è dunque l'Italia ancora. Soragna si allarga, Basile appena rientrato, serve anche qualche sua soluzione, vediamo qui viene raddoppiato ma trova Rocca che segna e subisce il fallo, questo è ottimale, sì. Perché comunque Rocca due punti li mette a referto, fieno in cascina, guardate la spalla di Rocca, poi riceve palla e si piazza proprio benissimo occupando spazio, mezzo gancio destro, la protetta dal basso del suo 1,96, mette un grande canestro. E allora è certamente il momento di reagire. Era un po' prevedibile che dopo le prime due uscite tostissime con Cina e Slovenia, è impegnata a Chieti anche la nazionale azzurra in rosa, scusate il gioco di parole, ma prepara a un anno di distanza il campionato d'Europa che si giocherà proprio a Chieti la prossima estate. Le partite delle azzurre di Lambruschi le potete seguire quotidianamente su Rai Sport Satellite, dunque un saluto alle ragazze, allo staff che lavorano a un anno dall'Europeo. 23 Italia, 25 Senegal, questa è la terza giornata del Mondiale, si giocano gli ultimi 5 minuti della prima metà di gara. Ricordiamo che si giocano 4 tempi da 10 minuti di gioco effettivo ciascuno, in NBA sono 4 tempi da 12, in Italia come nel resto dei campionati europei è stata portata dalla FIBA a 4 la divisione dei tempi, prima erano 2 tempi da 20, ora si giocano sempre 40 minuti ma divisi in 4 periodi. E qui è corto, 0 su 3 Rocca, magari occorrerà fare un lavoro, chissà, magari si potrà chiedere al maestro senese Cardaioli di lavorare sulla qualità del tiro dalla lunetta, uno che segue autorevolmente i fondamentali da una vita. Qui in attacco, attenzione, recuperiamo palle, andiamo in contropiede, Soragna, Pecile deve andare fino in fondo, c'è fallo, la stoppata fallosa, ma bene così, dobbiamo giocare con più aggressività, più intensità e cercare di rendere meno comodi gli angoli di passaggio all'attacco senegalese, andare, sì, a sporcare i palloni, provare a recuperare e poi sfruttare il campo aperto, perché è vero che è una squadra atletica forte, però nei ripiegamenti difensivi soffrono anche la nostra tecnica, che è certamente superiore. Ma questo sicuramente, anche se qui ci è andata abbastanza bene perché la stoppata poteva anche essere data a regolare. Però quando noi pressiamo in difesa li mettiamo in difficoltà, il Senegal non ha grandi trattatori di palla, è più forte nei lunghi e se mettiamo pressione sulle guardie, adesso però siamo a zona, vediamo. Attenzione, sì, zona, senz'altro zona con Pecile Basile davanti, dietro al centro c'è Rocca, sui lati Soragna, Garri al centro, attenzione ora. Facciamo sudare il Senegal, mancano 2 secondi, all'ultimo secondo arriva questo tentativo dall'arco dei 6:25, ma poi concediamo, non c'è taglia fuori, concediamo rimbalzo d'attacco
Abadian, se non li tagliamo fuori lontano da canestro, almeno un paio di metri diventa dura. 3 minuti e 45 secondi ancora prima dell'intervallo lungo. Il pallone gestito da Soragna. Basile non va ancora, ancora deve caricare meglio sulle gambe il nostro capitano. Intanto, il tiro corto. Prodezza atletica incredibile di Badian. Infrazione di 5 secondi, ricordiamo che non si può tenere la palla ferma per più di 5 secondi quando si è pressati. Guardate, ecco, guardate la prodezza atletica, allora, di Badian. La palla, lo ricordiamo, è considerata fuori campo quando tocca qualsiasi cosa o persona che a propria volta sia fuori dalle linee di limitazione del campo, ma è in gioco quando è in volo, come avete visto, e non ha toccato nulla fuori dal campo, anche se ampiamente fuori dalle linee laterali, sì. In questo caso era mezzo metro, ma alle volte si vede anche un giocatore volare anche due metri, metri fuori, sì, dal campo. È chiaro che il giocatore deve staccare con l'ultimo passo dentro il limite del campo per poterla recuperare. Dopodiché è regolare. Garri, anche lui tira corto, e se ne dovrà parlare ovviamente dell'intervallo. Avrà il suo da fare lo staff tecnico con Charlie Recalcati, Fabrizio Frattes, Giovanni Piccin nei 15 minuti dell'intervallo di questo terzo confronto mondiale. L'Italia ancora sotto e la Senegal ha la palla in mano. Sì, bravi questo... leoni d'Africa per il momento. Qui penetra e scarica, non va Badian, ma c'è rimbalzo in attacco, ancora concesso, sì. E sono altri due punti realizzati da Sitafa Savané. Veramente stasera un primo tempo totalmente da dimenticare, sembra i film I Gemelli con il gemello sbagliato questa sera. 4 punti di vantaggio per il Senegal, assolutamente meritati. Garri, ancora corto, cioè, ancora corto. Abbiamo... E comunque se doveva arrivare una giornata di tiro così, certo, infelice, certamente meglio, ora che la partita è ancora tutta da giocare, che sia capitato in questo primo tempo. Certamente non decisivo. Deve uscire Bellinelli, lo fa, però buona l'azione. Abbiamo il tiro di Mustafa Gnon sul ferro, il rimbalzo difensivo è per l'Italia. Bellinelli, la palla per Garri, mette palla per terra, ma la perde e c'è contropiede. Subiamo Richard Rau che va a schiacciare in contropiede, portando al nuovo massimo vantaggio il Senegal. Quando mancano 1 minuto 53 secondi al termine, guardate qui, Garri ha quasi... proposto il pallone al difensore perché glielo ha messo lì su un piatto d'argento, non lo ha protetto, questa è la realtà, e qui c'è l'affondata in contropiede, campo aperto subito sfruttato da Richard Au. Recalcati giustamente dice, visto che non va il tiro proviamo a fare qualche penetrazione, cercare di prendere qualche fallo. Sembra carico il Senegal. Giustamente, ricordiamo che all'esordio di questo mondiale la Nigeria ha piegato meritatamente 7 punti, 82-75, proprio i campioni del mondo della Serbia, che avevamo visto in preparazione, che lo stesso staff tecnico azzurro aveva ammirato e apprezzato fin dai tempi di Bormio, condizioni straordinarie, una squadra che sembrava pronta a venire a lottare con grosse chance per tornare sul podio anche in Giappone dopo l'oro conquistata a Indianapolis. Beh, un esordio come quello resterà un nightmare, un incubo davvero difficile da dimenticare per la squadra di coach Sakota. In attacco l'Italia rimette sotto Marco Nato e con lui nello spot di 4 c'è Michelori, secondo lungo, Michelori che gioca a 2 con Bellinelli, c'è aiuto, era doppio e allora si cambia lato, giustamente apriamo il campo ancora, bravissimi gli azzurri, il tiro corto, il rimbalzo di Beli, ci riprova Super Beli e sbaglia ancora, stregato il canestro senegalese in questi primi 20 minuti, 90 secondi all'intervallo, 6 e palla in mano per i Leoni d'Africa, ancora il numero 11 senegalese Au, che
gestisce il pallone e poi lo lascia a Babu Sissé, il blocco portato da Savané, ancora Sissé, Babu sbaglia il tiro da media distanza e c'è il rimbalzo, buona posizione difensiva, taglia fuori, ben portato da Marco Nato che poi va a portare un blocco sull'arco dei 6-25, chiude il palleggio Pecile, la palla aperta per Michelori, ancora sull'arco, l'Italia gira per linee perimetrali il pallone, poi ancora Michelori, linea di fondo, il giro dorsale, lo svitamento, lo scarico per Belinelli e tripla, via così azzurri, questo è il gioco che vogliamo vedere, bravissimo Andrea Michelori, bravo Belinelli in questo caso, uno dei suoi tiri un po'... No, beh, un buon tiro questo, via. Ne forza di molti peggiori. Non era neanche nell'equilibrio ideale. Però quello è il suo equilibrio. Intanto qui backdoor fatto benissimo dal Senegal. Ma come lotta Michelori per recuperare questo pallone? Belinelli, la finta. Non chiude il palleggio, può aprire il campo per Basile, ma prova anche stavolta la conclusione, forse forzando un pochino, comunque recuperiamo, bravo Marco Nato e poi Pecile, un altro possesso, 4 secondi, 3, 2, attenzione, bisogna tirare, Michelori allo scadere, non va! E dunque il primo tempo si chiude con il Senegal in vantaggio 31-28, bravi Leoni d'Africa con i 10 punti di Penel Kabir, 4 a testa di Richard e Sitafa Savané, 9 punti di Malay Ndoye con 3 su 6 da 2 e il capo ufficio stampa Enrico Bozzano e per la squadra ha detto stampa Mimmo Caccioni, questo è lo staff al completo della nostra nazionale che riparte attaccando da destra verso sinistra sotto di 3 Marco e con una percentuale ridicola nel primo tempo 10 su 37 al tiro da cancellare e vediamo come con il quintetto di partenza si arriva con Di Bella e Marco Nato play pivot, poi Belinelli e Basile sugli esterni e secondo lungo Michelori. Ecco il neo acquisto della VDVC Virtus Bologna che va a svitarsi sotto, lo scarico fuori per Dibo, Di Bella non va, niente da fare. Era un buon tiro questo, ha lavorato bene Michelori per liberare il compagno, ma la palla continua a picchiare inesorabilmente sul ferro. 10 su 38, oggi sembra non voler far canestro l'Italia nemmeno in una vasca da bagno. Ma vediamo, 28-31 è l'anticipo di Marco Nato, andiamo in contropiede, non c'è sovrannumero, 2 contro 3 ma giochiamo, però questo pallone è meglio con Belinelli che fa intercettare in corsa il passaggio dentro per Basile. Questa è stata una mancanza di attenzione, un passaggio in mezzo all'area impossibile da controllare, dobbiamo avere più attenzione in questi momenti sulla transizione e adesso la difesa è importante, se non facciamo canestro perlomeno teniamoli lì. Giocatori che faticano ad avere concentrazione costante, i senegalesi oggi però l'hanno avuta per 20 minuti, ora bisogna costringerli ad andare nella fase down, nella fase giù di rendimento perché sono stati molto attenti non mollando mai in difesa, vedete come sono aggressivi, bravissimi Leoni d'Africa, ancora il pick and roll, il blocco portato dal lungo, in questo caso Denis Marconato per il gioco in palleggio di Belinelli che viene fermato soltanto con il fallo dal numero 4 Bakhtar Ndiaye, ora chiamato in panchina da Tafa Gai. Per lui il cambio in campo Sitafa Savané. Con il numero 12 dunque Sitafa Savané in campo per il Leoni d'Africa, ancora un anticipo difensivo, niente da fare, è proprio una giornata storta e va a segnare Madou Diouf. E comincia a passeggiare nervosamente recalcati sulla nostra panchina, vediamo intanto il bel contropiede, ne vediamo solo un pezzo. Michelori libero sulla linea da tre, un altro ferro, però c'è una spinta alle spalle di Di Bella che aveva lavorato bene. Denis Marconato inquadrato sul meno 5, il massimo vantaggio senegalese dopo quasi 22 minuti di gioco di questa terza partita mondiale. Aveva chiesto una prova di maturità e purtroppo gli azzurri stanno soffrendo decisamente. Michelori, servirebbe una striscia di canestri per sbloccare la situazione, soprattutto serve però una grande difesa e attenzione nella lettura dei giochi in attacco. Passi. È stato l'arbitro brasiliano a fischiare. Che era sulla linea di fondo. Rivediamo, sta palleggiando, si può tirare su, i passi non ci sono assolutamente. Non ci sono. Non so cosa ha visto.
Ancora una volta l'arbitro brasiliano che castiga l'Italia, ma non è comunque, no, siamo sotto non certamente per una fischiata, no, arbitrale. Sta giocando meglio di noi il Senegal. Sta giocando molto meglio il Senegal. Vediamo il contropiede, no, lunghissimo il passaggio, ma Di Bella ci crede. Vai con il tiro però, Basile, vai con il tiro, non rifiutare. Ora chiede calma, ribaltamento, Berinelli, ci prova lui, non va, niente, era migliore la posizione di Basile. Sicuramente sì, però era in ritmo nell'azione di gioco. Basile, qui la pick and roll giocato con il blocco di Savané, poi ancora palla dentro, spalle a canestro, la difesa con il braccio sul fianco dell'avversario di Basile, che poi va a chiudere ancora, cerca l'appoggio, lo svitamento, il tiro sul ferro, la palla che non entra, e poi Savané che mette il tap-in vincente. Attenzione perché va via il Senegal. Vedete anche la preoccupazione di Richard Dalatri, il preparatore che ha seguito la preparazione di Luigino Sepulcri. È certamente un momento delicatissimo, diventa Marco. Difficile, perché adesso comincia a crederci davvero il Senegal e vanno in contropiede, sono 3-2. E fallo antisportivo, il brasiliano fischia l'antisportivo. Sì, sicuramente ci sta dando un paio di mazzate questo... questo signore qui dritto, però si disinteressa del pallone, però si poteva stare quando insomma. Non va sul pallone, se ne disinteressa e va a bloccare un'azione, in questo caso proprio di contropiede, il fallo può essere, una volta si chiamava intenzionale, ora si chiama antisportivo, e quindi due tiri e rimessa da centrocampo. Due tiri e rimessa da centrocampo per i nostri avversari. Non possiamo sicuramente lamentarci dell'arbitraggio quando il nostro atteggiamento non è stato quello giusto in questi primi 25 minuti di partita. Arriva l'errore del numero 9 Ndoye, formatosi alla Furman University nella NCAA americana, poi in Portogallo e quindi al Dijon, anche nell'ultima stagione in Francia. Malendio, attenzione perché sono 8 punti di vantaggio assolutamente meritati dai Leoni d'Africa, che stanno continuando a guidare in questa terza giornata contro l'Italia. Di Bella in marcatura, abbassa il baricentro, c'è un pick and roll alto portato con un blocco eccellente da Madu Ndiaye, e poi la conclusione corta di Savané, il fallo ancora, Denis Marconato che proprio stavolta non è d'accordo con l'arbitro, stavolta Zavlanos della Federazione Ellenica. Rivediamo. Terzo fallo. Sì, c'è. Tutto, guardate. Il fallo c'è, ha preso il braccio. Qui non ha, ecco, qui aveva già fischiato, quindi il gioco era già fermo. Ma niente da dire. Correttissima la decisione arbitrale, correttissima. La pressione che non è eccellente, comunque mettiamo un po' in difficoltà alla fine. Attenzione perché arriva un altro fallo, stavolta Michelori. Michelori. Fuori Marconato, dentro Garri, dobbiamo avere facce diverse quando entriamo in campo. Adesso ormai stiamo cominciando a fare quegli occhi preoccupati che invece non dovremmo avere, dovremmo giocare come sappiamo giocare. Dobbiamo costringerli a pensare, non hanno un timing perfetto nella ricerca delle posizioni, dei passaggi da fuori a dentro l'area. Amano tirare molto da tre punti, lo stanno dimostrando, e oggi stanno mettendo in difficoltà comunque al di là di tutto l'Italia, soprattutto... recuperando palloni assurdi. Abbiamo segnato, abbiamo segnato 28 punti in 24 minuti. Questa è la realtà, c'è una prestazione in attacco sicuramente molto molto scarsa. 6 rimbalzi in più anche per il Senegal, ma è ancora lunga. 36-28, 16 minuti al termine della partita. L'Italia deve soffrire, deve tornare, la squadra che fa leva sulla fatica, sul sudore, e che fa di tutto ciò la sua forza. Diceva ieri Recalcati, questa squadra sa divertirsi anche sudando e facendo fatica, ecco, lo deve fare, è il momento di farlo, proprio questo è il momento di farlo. È il momento della riscossa, avanti azzurri, Michelori, Michelori uno contro uno, deve andare almeno per prendere un fallo, vai via così, a segnare Michelori, gran e canestro. Qui comincia la riscossa con Andrea Michelori, qui comincia la riscossa e ci mettiamo una firma sotto, vediamo, 30 Italia, 36 Senegal, è la prima azione convincente a mio avviso dell'Italia con Andrea Michelori che ci ha creduto, è andato fino in fondo, ha sfidato i lunghi atletici del Senegal e li ha battuti
fino in fondo realizzando il meno 6. Attenzione, qui Bellinelli, c'è fallo, e c'è la continuità, dunque canestro valido e fallo, c'è la continuità, dunque corretta l'assegnazione del canestro. Questo è un errore tecnico perché Bellinelli non sta guardando la palla e la palla gli passa sopra la testa. Purtroppo anche i grandi giocatori come lui ogni tanto fanno questi errori. Eccolo qua, il ventenne di San Giovanni in Persiceto, portato, convinto a provare decisamente nel basket dal fratello Enrico. Attenzione, c'è l'errore e si va dunque di nuovo sul meno 8 in attacco. Sì, c'è stata l'invasione, non è stato sfruttato. C'è stata l'invasione di campo del numero 12 Salané, che è entrato prima del dovuto nell'area, però adesso dobbiamo avere la pazienza, la forza, la volontà di trovare qualche canestro. Bisogna accelerare, muovere di più la palla, farli ragionare anche in difesa. Vedete che qui è troppo lento questo passaggio, questo è un errore che potrebbe per esempio costare carissimo, carissimo anche domani contro gli Stati Uniti. Lì i passaggi dovranno essere proprio di quelli dei sassi, dei proiettili scagliati verso il compagno per non trovarsi alla fine con 30-40 punti subiti in contropiede, magari 15 schiacciate. Garri, il passaggio per Soragna, forse ci prova, vediamo, c'è difesa aggressiva, allora via per Michelori fuori, Garri di Bella, il tiro sporcato e ancora Michelori, sempre lui la palla che però è stoppata. È tutto corretto, tutto regolare, si gioca giustamente ma viene recuperato in difesa il pallone. Soragna cerca il passaggio schiacciato molto difficile per Michelori. Non è d'accordo con questa scelta, no, buon amico? No, perché erano troppo vicini i due e doveva allargarsi di più sulla sinistra Teo e provare anche un tiro da due metri. Lui ha un tiro micidiale da quella posizione, libero, è sicuramente un giocatore che segna con più del 75% da lì, quindi perché no? Time out, ricordiamo che il coach può chiedere il minuto per parlare alla squadra 5 volte, 2 nei primi due quarti e 3 negli ultimi due. Intanto deve parlarci sopra perché è la prima volta che i Leoni d'Africa hanno 10, dunque a un metro di distanza il time out di una squadra oggi molto disattenta, sonnolenta, finora mai in partita. Vediamo, abbiamo detto siamo mosci, Franco. Il segnale c'è stato, però 15 minuti sono lunghissimi. A mio avviso basta trovare una striscia di due, massimo anche tre canestri, per cominciare ad applicarsi come è giusto in difesa, perché è un fatto mentale, la difesa nasce da una concentrazione che deve diventare rigida, ferrea. Ma per vincere... e poi si migliora anche la consapevolezza in attacco, la confidenza nel gioco offensivo. Per vincere questa partita comunque dobbiamo segnare almeno 60 punti. Possiamo assolutamente vincerla. Qui la palla che finisce quasi addosso al fotografo italiano Ciamillo, che è proprio dietro il canestro, e viene recuperata ora per la rimessa in attacco. La rimessa per Bellinelli non va, e poi però bravissimo a spazzare il tap out, il tocco fuori per un altro possesso, resettato il cronometro dei 24, bravo Michelori. Bellinelli, questo è un possesso molto importante. Garri può andare. Garri magari a cercare il gancio. E va per il passo d'incrocio, poi il tap-in del Mantovano Soragna, eccolo qua, Teo Soragna, il cardine in questo momento della squadra sul parquet. Mordente a tenere la posizione, ora ci aspettiamo un bel recupero in difesa di Mordente, pronto lì con gli occhi della tigre ad agguantare un pallone e volare in contropiede, servirebbe come il pane per dare sostanza e coraggio alla squadra che sta soffrendo. 4 minuti all'ultimo intervallo, 8 punti di vantaggio per il Senegal, che cerca e trova la penetrazione ma non un puntuale scarico per il lungo, e allora Soragna sulla palla recuperata, bravi Mordente, gli azzurri, può tirare. Bellinelli, questo è il suo tiro e niente da fare, oggi proprio polveri bagnate, poi Mordente che prova a strappare il pallone dalle mani di Ndoye ma non ci riesce. E quando troverà, mancano ancora 13 minuti, c'è tempo per mettere 2-3 canestri da 3, però speriamo che arrivi prima o poi questa situazione che cambierebbe indiscutibilmente, inesorabilmente la partita. Il fallo di Michelori, rientra Malik Badian. Ci sarà rimessa per il Senegal. Chiaramente continuiamo a mettere l'accento su questa scarsa vena offensiva degli azzurri, ma d'altra parte io a memoria non ricordo una prestazione così negativa con 4 su 26 nel tiro da 3. Ed è la grande occasione per un altro abruzzese di questa squadra, da Chieti ai vicecampioni d'Italia, Mancinelli è stato protagonista anche dello scudetto,
con l'allora squadra allenata da Jasmine Repesa, passato in estate alla Lottomatica Roma. Mancinelli, abbastanza bulico, fuori dal gioco nelle prime, nei suoi primi minuti mondiali della carriera. Ora ha l'occasione anche lui di mettere lo zampino nella rimonta italiana. Italia che è ancora sotto di 10 punti, 13 minuti al termine, 10 Mancinelli da recuperare. All'atletismo e la capacità per poter anche per sfidare marchio, uno contro uno, sì, per mettere il marchio su questa partita e andare a schiacciare sulla testa ad avversari che sono fortissimi atleticamente. Qui c'è fallo di Garri ancora una volta, eccellente posizione difensiva, taglia fuori che arriva con qualche secondo di anticipo. Adesso abbiamo raggiunto il bonus, quindi sono due tiri liberi per i nostri avversari, rischiamo veramente di lasciarli scappare. E una partita col punteggio così basso, 10-12 punti di vantaggio possono diventare una distanza difficilmente colmabile. 4 falli per ogni periodo, ricordiamo il bonus, segna il più 11, oltre il raggiungimento del quarto fallo, il giocatore che subisce va a tirare due liberi, anche se l'azione fallosa non è stata subita in azione di tiro, come in questo caso, e sono 2 punti ancora e sono 12 di vantaggio. Deve recuperare quasi un punto al minuto di media la squadra di Recalcati, che sembra non credere ai propri occhi, è davvero una squadra trasformata quella che stiamo vedendo, ma è ancora lunga, ho ancora molta fiducia perché questa squadra può rientrare anche in pochi minuti. E qui Michelori, io ci credo e ci crederò fino in fondo, sono convinto che l'Italia possa far sua questa partita, anche se al momento tutto sembra dire il contrario, ma sono convinto che si possa vincere. 10 punti da recuperare e stiamo a vedere. Mancinelli in marcatura Sondoia, è uno dei giocatori più pericolosi, lo ricordiamo. Buona il la pressione sulla... però lasciamo libero. Attenzione per il Camir, che è un ottimo tiratore anche da fuori, ma cerca la penetrazione, lo scarico. How! La difesa forte italiana, la palla recuperata dal Senegal, ancora rimessa. Non ci sono i secondi ora dei 24. Vediamo che cosa mettono, perché non c'è cronometro dei 24. Ancora un fallo, l'arbitro Zavlanos, cioè, non si è capito, è ripreso ferro. Il gioco senza la segnalazione dei 24 secondi, sì. Questo è un errore tecnico del tavolo, non grave, si questo sì. È un errore grave, anche perché non si può andare a giocare un possesso senza sapere esattamente quanti siano i secondi, dovevano essere, ritengo, 24, ma non era stato segnalato. 24, sì, era palla fuori. Qui sbaglia comunque Malay Ndoye, il primo tiro libero a sua disposizione. Malay Ndoye finora 12 punti, è uno dei 3 in doppia per la formazione dei Leoni d'Africa, che sta legittimando comunque il suo vantaggio per il momento assolutamente meritato. Soragna a portar palla. Soragna supera la linea mediana, occorre superarla in 8 secondi, lo facciamo in 4, ora ne mancano 16 comunque. Mancinelli chiude il palleggio, mordente, cerca il taglio di Soragna fuori, mordente, metti la tripla, non ci riesce nemmeno mordente, niente da fare, poi però recuperiamo ancora con Soragna, ora giochiamo con calma, qui va giocata con calma la palla perché ci sono di nuovo 24 secondi, è stato resettato il cronometro del possesso e allora anche un passaggio in più, ma non forziamo la soluzione perché sono 11 punti da recuperare. Mordente va a attaccare D'Anello con decisione, segna dopo aver subito il fallo, dunque il canestro qui non è valido perché non c'è comunque la continuità, ma vedete che sfrutta magicamente il blocco di Michelori, che rischia anche di distorcersi una caviglia. Gran fisico comunque Michelori, secondo fallo di Sitafa Savané. Mordente, il primo c'è, Marco Mordente, 47 partite nel campionato vinto con la Benetton, ha chiuso con il 79,6 dalla lunetta, si conferma lui che ha chiuso anche con un eccellente 39 da 3 e 42 da 2 punti, una stagione memorabile. E allora ci riporta sotto la doppia cifra, ma mancano 100 secondi all'ultimo intervallo. Penel Kabir, difesa forte, ora sarebbe importante recuperare questo pallone o magari il successivo, comunque attenzione, buona difesa, Mancinelli subisce il tiro ma lo sbagliano i senegalesi, rimbalzo troneggiante nel cuore del pitturetto di
Garri, Soragna, tripla che non va, e Mancinelli che recupera il pallone, forse sì, sì, l'Italia, attenzione c'è fallo, 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 e Guy vuole il time out, il coach Tafagai del Senegal. Due tiri per l'Italia, bonus raggiunto da entrambe le formazioni, bene così, time out chiesto da Tafagai, che ora non vuole sprecare magari in un minuto un po' del bottino. Sicuramente però messo lì in cassaforte. Questo è un minuto e 15 secondi molto, molto importante perché noi dobbiamo cercare di finire questo quarto sotto gli 8 punti. Poche parole di Re Calcati e poi un break da Roma. Per noi un break dalla regia, pochi secondi e torniamo fino in fondo. E allora, 36-45, momento delicatissimo della partita. Rocca, Gigli, Belinelli, Marconato, Basile in panca, Di Bella, Pecile. Espressioni che fotografano bene quella che è una giornata difficilissima. Sì, Mordente il primo lo mette. Vai Marco. Quando entra sa fare la differenza, solo rete e mette il secondo tiro libero. 1-15 l'Italia, torna a meno 7, poco più di due triple, attenzione. E ora si prova a recuperare a 70 secondi dall'ultimo intervallo un altro possesso che sarebbe veramente di platino da sfruttare subito, magari in transizione rapida, in contropiede se possibile primario. Eccolo Ruba. Qui, eccolo qui, e vai Mancinelli, ah, sbaglia ma subisce fallo comunque, sì, ma questo è quello che volevamo. Ha fatto una magia, ha rubato quella palla come gli abbiamo visto fare tante volte, guardate, con la mano gliela tocca da una parte, la recupera dall'altra, non si accorge neanche il giocatore senegalese che non ha più la palla. Qui poteva essere il gioco da tre punti, giocatore distinto Mancio, forza. Benvenuto al campionato mondiale Mancinelli. Questo è il biglietto da visita. Mancinelli, 43 partite nell'ultima stagione, non è un tiratore di liberi, ha chiuso con poco meno del 60%, anche se ha il 55-2. Niente da fare, non è la sua specialità, ma pazienza, comunque 7 punti di media nell'ultimo campionato in 19 minuti di utilizzo. Almeno uno lo mette, bravo Mancio, e allora è il primo punto mondiale, 6 di differenza, 2 triple, pressiamo tutto campo, allunghiamo la difesa, giustamente Re Calcati allunga la difesa, costringe il Senegal a pensare, bisogna farli ragionare, bisogna sporcare tutte le linee di passaggio, rendere difficili tutti gli angoli possibili di passaggio per costringerli a tirare forzando le soluzioni, 38 secondi, 8, 7 ora per il possesso. 4 secondi, non c'è l'uno contro uno, lo svitamento, lo scarico per la conclusione da sotto, ancora una chiamata del brasiliano stavolta, peccato perché stavano scadendo i 24, avevamo difeso molto bene. Sì. Marco. Sì, era una buona difesa e poi c'è stato il fallo. Vedete, l'area che è a forma di trapezio nella NBA è rettangolare, la base maggiore sulla linea di fondo e la base minore è formata dalla linea del tiro libero. L'altra infrazione che c'è dentro quell'area è quella dei 3 secondi, se ci si rimane fermi senza palla per oltre questo limite. Intanto corto il primo, non sono anche i Leoni d'Africa eccellenti tiratori della linea, hanno di media un 63%, comunque in questo caso 0 su 2. Bene, 29 secondi, tempo per un possesso e lasciare solo 5-6 secondi per un eventuale tiro, un eventuale replica. Mancinelli, 6 punti soltanto, abbiamo dimezzato lo scarto. Mordente, attenzione. Garri, attenzione perché mancano 8 secondi, c'è una discrepanza di 4 con il cronometro del terzo periodo. Mordente sulla linea di fondo, fuori, Soragna, vai con la tripla, non va, ma c'è il fallo sul tiro da 3. C'è il fallo a 2 secondi, vedete in basso in rosso, 2 secondi mancavano al termine dei 24 per il possesso azzurro. Dunque
Teo Soragna può andare in lunetta per tre volte in questo finale quando mancano sei secondi e mezzo al termine della terza frazione. Soragna, che ricordiamo ha chiuso con un ottimo 81% l'ultima stagione, anche 38% da tre, una mano particolarmente educata la sua. 30 partite però giocate, non ha potuto fare la parte finale del campionato per un infortunio che comunque non ha privato la squadra alla fine del trionfo conclusivo. 6 secondi e 5 decimi alla fine, bisogna comunque mantenere difendere la forte, concentrazione. Difendere sì. Fortissimo. Yes, il secondo. Magari far ricevere il primo passaggio a un lungo in modo che non possa andare velocemente dall'altra parte, anticipare soprattutto le guardie che devono portare palla. 3 su 3, Soragna, e meno 3 Italia, una sola tripla di differenza. L'Italia ha saputo recuperare in due minuti, 9 punti. Il Piccarò ha giocato alto, per il Kabir, non va. E dunque, ultimo intervallo, per noi un break. Solo 3 punti dividono l'Italia dalla squadra vice campione d'Africa, il Senegal. Ultimo break dunque in onda è andato per... Non abbiamo da fare altre chiamate, grazie Verduzio, e sentiamo allora se è possibile qualcosa da Recalcati, se la regia... Non arriva la voce, comunque ha detto cerchiamo equilibrio in attacco, non lasciamo soluzioni facili, organizziamo bene il nostro gioco nella metà campo offensiva, non forziamo le soluzioni, non è più il momento assolutamente, bisogna giocare come sappiamo, mettendo però grandissima attenzione in difesa perché la partita è girata in gergo, anche se non sempre è un termine chiarissimo per tutti, si parla di inerzia della partita, qui davvero... si è girata. Abbiamo giocato 4 minuti da Italia e abbiamo recuperato 7 punti. È bravo a giocare uno contro uno Ondoye, e l'attenzione deve essere di Mancinelli, il teatino, che però ha subito messo una zampata nella sua prestazione. Ha un'altra faccia stasera Mancinelli. Sì. E deve averlo. Altrimenti mandiamo Buonamico a prenderlo a calci. No, questo no però. Non dica di non averlo mai fatto in uno spogliatoio. Il discorso è questo, che Mancinelli è un giocatore che ha grande talento, ha grande spettacolare, uno che può fare veramente bene, quindi fa piacere vedere che abbia questo atteggiamento, cosa che magari ha avuto un po' meno gli altri giorni. Le dicevo che su quei tanti punti di scarto scommettevo sulla vittoria, sono ancora qui pronto e... Va bene, tu, comunque vada, tu scommetti, io sono convinto. Tu scommetti, io soffro. Io, andiamo. Io fino in fondo. E allora 45 Senegal, 42 Italia. Buona difesa di Michelori, ma è bravo anche nel controllo. Sitafa Savané cambia mano in palleggio. Mamadou Diouf, palla per il Senegal. Giusta la divisione di Zavlanos. Toccato con un piede purtroppo, il pallone. Sì, purtroppo toccata con il piede, quindi saranno altri 24 secondi mentre vediamo il tocco di piede di Soragna, altri 24 secondi a disposizione dell'attacco senegalese. Ricordiamo, avevamo fatto un buon lavoro volontariamente o involontariamente, sì, quando la palla tocca il Rocca piede, si resetta il cronometro, fallo ancora, fallo ecco, ancora. Questo, su questo sono un po' meno d'accordo perché Rocca aveva messo la mano sulla palla. Però mi piace comunque questa aggressività, questi sono falli che si possono spendere, non concediamo niente. La rimessa lasciata a Madou Diouf, classe 77, poi ancora Doye, è la difesa che gli concede un metro però di Mancinelli, attenzione perché è bravissimo nell'uno contro uno. Teo deve tenere, Soragna deve tenere l'uno contro uno. Bravissimo qui il veloce Diouf, il canestro, ma bravissimo Diouf, questo è un pezzo di bravura, complimenti. Qui ha seguito l'errore e ha messo dentro, davvero chapeau, tanto di cappello al numero 10 Madou Diouf. Uscita dai blocchi per Mordente, vediamo se riceverà, eccolo. Mordente, Soragna,
5 da recuperare Italia. Michelori mette palla per terra. Potrebbe sfruttare il mismatch, il confronto con il più piccolo, ma c'è il canestro di Mordente. C'è stata una sciocchezza qui del Senegal, è andata a raddoppiare un giocatore, è stato bravissimo Michelori a servire Mordente. Mordente 9 punti, 12 sono quelli di Soragna, targati Benetton, 21 punti azzurri in questo caso fondamentali. Bravo Soragna, quasi costringe all'infrazione, sì, di passi, poi però c'è fallo di Michelori. Qui passi, se no, si va a difendere, sì, però bisogna secondi, impedire la conclusione da sotto. Però c'è stata una tenda. Qui si impedisce. È vero, il problema è stato che Savané è stato almeno 6 secondi in area, infatti la nostra panchina. L'uomo con la valigia e con la tenda lì. Era tutta in piedi, però. C'aveva la tenda nel però pitturato. È un dato di fatto che i 3 secondi non vengono più fischiati. Quindi bisogna accettare e comunque giocare. Intanto spallate di Michelori, un tagliafuori qui Michelori si è fatto notevole largo. Notevole, 5 punti da recuperare, ancora molto dura, 8 e 20 lunghi alla fine questa vuole mattina. La palla vicino a canestro per giocare l'uno Mancinelli contro uno. Mancinelli lo svitamento, alza la parabola, sbaglia, rimbalza ancora Mancinelli, bravo Rocca. Mancinelli cerca spazio, Michelori viene aggredito, gli portano letteralmente via la palla, poi c'è un fallo di Mordente non rilevato, il contropiede, no, il tap-in, peccato Ndoye, bravissimi, comunque hanno sfruttato il sovrannumero e la loro capacità di andare dinamici nel campo aperto. Quando vedete, riescono a correre a saltare. 4 contro 2, sì. Abbiamo concesso 2 tiri, anche l'errore, sì. E poi la correzione. Tornano a più 7 i senegalesi mentre sta per entrare Rachal Hou. Lui è proprio Diouf che deve uscire. Sul Rachal Hou, il più giovane dei fratelli di un altro protagonista della scena senegalese, Boubacar Hou. L'MVP del campionato d'Africa del 97 a Dakar, dove la formazione dei Leoni d'Africa conquistò l'ultimo titolo continentale. In attacco Rocca per Soragna, 7 punti, 7 minuti, 45 secondi. Il blocco portato da Rocca, ancora Mordente, raddoppio, Michelori, Mancinelli, tripla! Vale moltissimo la tripla di Mancinelli. Vai Mancio, sbloccati, avanti così, credici. Questo è il tuo momento. Vedete l'amico Bellinelli, sempre in coppia, anche nella preparazione, il tandem dell'ultima nidiata. Tanto si alza il grido dei nostri tifosi. Ed è veramente bello sentirli così lontano da casa. Bene il Kabir, ancora il passaggio consegnato con il blocco di Diaye, poi lo scarico sul lato, ancora linea di fondo chiusa, ottimo il raddoppio, recuperiamo il pallone, ora cerchiamo di andare, però se li facciamo rientrare poi dobbiamo sfruttare un passaggio in più, non forzare le soluzioni nei primi 8 secondi. Michelori vuole provare la tripla e la mette, seconda tripla consecutiva per l'Italia, e l'Italia è lì 50 a 51 quando mancano poco meno di 7 minuti. Guardate la difesa di Mancinelli che rischia di rubare un altro pallone, sta letteralmente mandando al manicomio Ndoye, stanno facendo sentire il fisico ora gli azzurri. Stanno sbagliando tutto. Palla recuperata, via così, questa è la difesa che conosciamo. Entrano Bouba, Cissé e Diouf per la formazione senegalese. I verdi d'Africa mettono anche Badian, triplo cambio, e qui mi pare che Tafa Gai le prova tutte, mi pare che abbia capito che si sta cambiando registro. Ora mettiamo la testa avanti e poi diventa un'altra partita completamente. Un punto soltanto, ma è la prima volta che l'Italia riesce ad avere la palla in mano. Era sotto di 12, ora attacchiamo con calma. 14 secondi, 12, segue il movimento di Rocca, apre il campo, Soragna, questo è un fallo. Oh! Non è possibile! Questa è una cosa mai vista! Guardate! Fallo ha dato fallo a Soragna! Questa è una cosa mai vista. È il cieco di Rio de Janeiro che ha colpito. Questa è una cosa mai vista. Questa è scandalosa.
decisione. Ci sono i colleghi della televisione cinese che si stanno alzando e se ne stanno andando. No, ma è scandaloso anche perché gli altri due arbitri non hanno fatto assolutamente nulla e hanno lasciato la chiamata e adesso assurda. Ridono domandandosi da dove sia venuto questo signore che già l'altro giorno non si era messo in evidenza. Comunque, vabbè, pazienza, vinceremo lo stesso, vinceremo lo stesso. Di passi. Vinceremo lo stesso, palla accompagnata, palla accompagnata. Passi qualcosa. C'è stato reso qualcosina, ma veramente questo signore. Pollice in attacco, chiama lo schema, recalcati. E allora, un punto da recuperare e questo è il momento di rimettere la testa avanti. Al di là di tutto, calma, non saranno Rocca. Certamente gli arbitri a frenare la squadra italiana. Mancinelli, Michelori a sorpasso Italia. Doppia via così. M, Mancinelli, sorpasso Michelori, Italia, così. Rimettiamo la testa avanti, in piedi tutta la panchina. E c'è time out chiesto da Guy. Tafà Gai ha capito che è un'altra partita quella che si giocherà negli ultimi 8 minuti, 7 minuti, ora ne mancano per la precisione 5.47. No, ah. Dunque, sintonizzato sul Giappone e sul mondiale di basket, nel secondo tempo addirittura è portato a un televisore su 4, grazie davvero da parte dei ragazzi che sono ancora una volta con la canottiera bianca, ma che rappresentano il tricolore, ce l'hanno nel cuore e che vogliono regalare assolutamente questa terza vittoria ai nostri colori per conquistare da subito aritmeticamente la qualificazione alla fase finale ad eliminazione diretta. E poi domani andare a vedere perché sarà comunque un'altra situazione, sarà comunque una partita straordinaria, un evento da non perdere, la partita con gli Stati Uniti, un evento da seguire comunque alle 12.30 ora italiana sulla nostra seconda rete. Corto il tiro. Il tiro corto. Mancinelli, andiamo in transizione, il passaggio dalla difesa all'attacco, fa tutto il campo, peccato, il layup non è felice con la mano sinistra. Un po' più di calma, qui abbiamo forzato, però recuperiamo. E riandiamo in contropiede se possibile, sì. Perché il Senegal comincia a faticare, lento il rientro di Madou Diouf. Comunque ora giochiamo con la difesa schierata e allora si deve ragionare. Ci sono 12 secondi, la metà del possesso regolamentare, si gioca con Mancinelli, il passaggio intercettato con un piede, dice l'arbitro Simao angolano, e l'arbitro Simao fa resettare al tavolo il cronometro dei 24 secondi. Tre falli di squadra per l'Italia nel quarto e ultimo periodo, ancora nessuno, quindi lontanissima dal bonus, la formazione africana. Rocca, sale Soragna, la ricezione, chiama e riceve Michelori, si devono parlare come in difesa anche in attacco gli azzurri. Soragna da due punti, sbaglia, ma c'è il tap-in! Mancinelli, vai così, Mancio, eccolo qua, il numero 6 azzurro, è la sua giornata, lo avevamo detto, era la grande occasione, dopo essere stato abulico e avulso dal gioco, deve capire che lo staff è in primis il CT ha grande voglia di vederlo protagonista, crede in questi 12 ragazzi che non per niente sono stati portati, lasciando a casa fior di giocatori che vogliamo salutare tutti, a cominciare da Boscagin, che addirittura si è messo sull'aereo da Sapporo dopo essere stato con i 12 fino all'ultimo giorno, al giorno dell'esordio mondiale. Un abbraccio particolare a lui, ma avremo modo di ricordare anche gli altri che se lo meritano tutti, indifferentemente da Di Giulio Maria a Spinelli, alla Giacchetti che si è infortunato nella preparazione, a Cittadini, l'altro napoletano del trio che ha lavorato prima di questo mondiale. Allora, 5 minuti mancavano prima, ora ne mancano 4, ne è trascorso un altro, 3 punti, c'è fallo, gioco fermo, giusta la chiamata stavolta, sì, no, del brasiliano. È stato anche un buon fallo, questo era un'azione difficile per noi, concediamo solo una rimessa dal fondo nel momento in cui potevamo subire un canestro. 3 minuti e 49 secondi al termine, punteggio bassissimo con percentuali risibili, 60 tiri Italia, 18 canestri, a memoria credo
sia difficile ricordare. Soragna deve tenere questo tipo. Uno contro uno e lo tiene, lo stoppa e poi bravo Rocca, ma calma Mancio, adesso Soragna. calma giochiamo questa palla, ecco, giusto così, non deve seguire fino in fondo l'istinto, qui stava andando aveva una mezza idea che talvolta lo porta un po' a forzare i tempi. Beh, è anche la sua forza, sì, va bene, ha messo una tripla molto importante, mordente, sì! Tripla mordente e l'Italia va, allunga. Quanta sofferenza, dobbiamo tenere sulle braccia su questi tiri. Altro rimbalzo che recuperiamo con Rocca. Guardate, lo ha recuperato, è precipitato. Col calzettone lo ha recuperato questo. Sì. Come si dice talvolta in gergo, dal sacchetto della spazzatura proprio. Era nella rubbish. Ma abbiamo 5 punti, la palla in mano, bene così. 3 minuti scarsi, Mancinelli sembra gasatissimo, ai massimi, mordente, mette palla per terra, va a attaccare, questo era canestro valido, la stoppata, probabilmente, e Rocca però recupera, sotto mano, vai così Rocca, splendido, e guardate la panchina che scatta come una molla, sono ora 7 i punti di vantaggio per l'Italia, 58-51. E c'è il minuto di sospensione chiamato dal Senegal, che adesso in attacco ha veramente poche idee contro la difesa degli azzurri. E allora 14 su 33 da 2, 6 su 30 da 3, 6 su 30 da 3, ne ha messe due Bellinelli, una Mancinelli, una Mordente, una Michelori. Ma nonostante tutto, nonostante anche i 7 errori nei liberi. Bravo Rocca comunque a recuperare questo pallone che vale oro. Eccolo qua, ce lo mostrano da varie angolazioni, sì. Brava la regia. Che lavora con 9 telecamere in questo mondiale e la super slow motion per i replay, anche con il reverse angle, con l'angolo opposto, vedete che ci propone la bellezza del gesto. Bisogna crederci, dicevamo che è un fatto mentale quando scattano certi meccanismi. Ma sicuramente. Questa è un'Italia, si era detto che non aveva un talento esagerato, che non aveva le stelle dell'NBA, una delle 10 che non ha giocatori presenti qui al mondiale tesserati per l'NBA, ma che faceva del gruppo, della difesa, della bregazione, dello spirito del collettivo la sua forza. Beh, è chiaro, abbiamo iniziato la partita come una scampagnata nella campagna di Sapporo. E invece ci siamo accorti che il Senegal era venuto qui per giocare, ci abbiamo messo un po' a capirlo, abbiamo giocato 10 minuti da Italia, abbiamo recuperato, erano andati bene. Al famoso giardino botanico di Sapporo per 25-30 minuti abbondanti. Ma può capitare in una rassegna che concede pochissime pause, un solo giorno di riposo, poi via altre 3 partite, oggi col Senegal, domani con gli Stati Uniti e poi l'ultima con il Porto Rico, che ha vinto una bella gara testa a testa al overtime, al supplementare, con la Cina di Yao Ming, uscito anzitempo per falli, 89-85 per il Porto Rico di Julio Toro. In attacco ora c'è il Senegal, 7 di vantaggio Italia, il cronometro cammina, stiamo per entrare negli ultimi 2 giri di lancette. E Mordente che lotta, tocca per ultimo, ma gli doveva 10 centimetri almeno, c'era Badian, sì, 10 centimetri di altezza e altri 10, diciamo 15 di braccia, anche, perché, sì. Siamo 15 centimetri Badiana abbondanti, a braccia, lo vedete inquadrato, spaventosamente lungo. Malik Badian, il senegalese del futuro, considerato così nel suo paese, ha già fatto parte di tutte le nazionali dei Leoni d'Africa. Qui il Picarò ha giocato proprio con il blocco di Malik Badian, poi Au che va in palleggio arresto, stiamo difendendo alla stragrande, fallo di Rocca sul taglia fuori, avranno 2 tiri liberi, tanto veniamo un po' negli occhi del numero 5 Penella, disperazione per il vantaggio sprecato, e Badian in lunetta per 2 tiri liberi. Malik Badian, scelto da Houston Rockets, Malik Badian al numero 44 del draft NBA 2003, al secondo giro, 2 metri e 11 per questa ala forte
di Dakar, che gioca nei Frankfurt Skyliners nella Bundesliga tedesca. 2-2 per lui. Attenzione al pressing, preparano i raddoppi, è una zona pressing questa, c'è la rocca completamente libero. Soragna, attenzione, molto alto il passaggio, comunque raccolto da Soragna. Ultimi due giri di lancette appena cominciati. Mordente, Mancinelli, Mordente prova la tripla, via sì. Così! Canestro! C'è. Pazzesco di Mordente, e occhi piantati sul ferro, tre punti. Sappiamo di avere grande simpatia da parte dei cinesi, è capitato anche al mondiale di calcio, anche qui esultano come se avesse segnato Yao Ming. Recupera Mancinelli ancora. Mordente va per una comoda e tranquilla transizione, ritmo controllato, 80 secondi. Giochiamo manca. Questa 20 secondi e poi troviamo una soluzione. Soragna, Mancinelli, mette palla per terra, linea di fondo, Rocca che prova a tenere, mamma mia che cosa ha fatto Rocca, non va, poi Michelori che lotta e tocca comunque il pallone, Sissé per il tiro da tre punti, la partita non è finita ovviamente, Ndoye mette la tripla, c'è da soffrire fino in fondo, l'ultimo minuto che comincia ora, amiche ed amici all'ascolto, ultimo minuto di questo terzo confronto mondiale, Italia avanti comunque, 61-56 e soprattutto tutto palla in mano, sta per rientrare anche il capitano Basile, la sfida di Mordente che tiene palla, c'è l'isolamento, 7 secondi, ho la palla sul lato, Soragna va via sulla linea di fondo mettendola per terra, poi ancora in angolo, 2 secondi, all'ultimo secondo il tiro, segno e la vittoria, è la vittoria che viene siglata ancora da Teo Soragna, ancora lui il mantovano di ferro, il nostro uomo della partita con la Slovenia. No, la cosa più bella, Franco, la cosa più bella, il 5 che ha dato recalcati a Mancinelli quando è uscito, qua, guardate, grande protagonista della partita, è riuscito a mantenere la concentrazione e ti dico, anch'io avevo dei dubbi, non sapevo se sarebbe riuscito a farlo dopo due giornate difficili per lui e invece è stato qui, ha fatto una grande partita, è stato lui che ci ha riportato in linea di galleggiamento, bravo Mancio. Avevamo detto che era la sua giornata, non poteva buttarla via, cacciarla nel prato. E allora 6-4, 5-6, ma 6-4 è per la squadra che rappresenta i nostri colori in difesa, il tiro sul ferro. È finita qui, 20 secondi, avremo modo magari di sentire, credo, ce lo confermerà Matteo Verduzio, che sta eccellentemente coordinando da Saxa Rubra con Davide Novelli in studio, questa diretta, la possibilità di sentire una voce, applausi dal pubblico azzurro, comunque in piedi, è la terza vittoria e siamo a Tokyo, siamo a Saitama a questo punto aritmeticamente e fra l'altro ci presentiamo imbattuti in vetta al girone alla sfida ai maestri di USA Team di Mike Cerceschi, di Mike D'Antoni, di Nate McMillan e Jim Beheim, uno staff di primissimo ordine per una vera squadra stavolta. E allora grazie, abbiamo esattamente 5 minuti, allora vediamo se riusciamo ad avere possibilmente la voce di Dino Meneghine, magari chissà anche un'altra, la festa del professor Billy.